Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Suo fratello Marco morì lo scorso luglio al termine di un gioco con la pistola, finito male. Vincenzo, 23 anni, si è impiccato nel bagno della sua abitazione ieri di via Dossetti a Caserta con il guinzaglio del cane. Marco, 20 anni, fu ucciso con un colpo di pistola alla testa sparato da un amico, 19 anni, che ai carabinieri spiegò di aver sparato per errore in seguito ad un gioco finito male. Si è suicidato nella sua abitazione di via Rossetti a Caserta Vincenzo Mongillo, il giovane di 21 anni. Il fratello Marco, 19enne, pizzaiolo incensurato, fu ucciso in casa di alcuni amici lo scorso 8 luglio, in circostanze ancora non chiare. Per l'omicidio del giovane in carcere Antonio Zampella, il migliore amico di Vincenzo, ritrovato impiccato ieri. L'assassino, reo confesso, dichiarò che il colpo era partito durante un gioco, una tesi alla quale la procura non ha mai creduto. Quel giorno in casa di Zampella era presente anche Vincenzo Mongillo e la sua versione dei fatti e quella dell'amico risultarono subito discordanti. Vincenzo riferì di non essere stato presente al momento dello sparo. Zampella invece disse al PM che c'era anche lui quando il colpo partì per errore mentre stavamo scherzando. A poco meno di 4 mesi dal delitto, dunque ancora una tragedia. Il corpo di Vincenzo è stato ritrovato poco dopo le 13 nel bagno dell'appartamento al primo piano di uno degli edifici popolari del rione Vanvitelli dallo zio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Caserta e, secondo quanto emerso, per l'impiccagione è stato utilizzato il guinzaglio del cane. La Procura della Repubblica di Napoli Nord accelera sul fronte delle indagini per la morte di Tiziana Cantone, la ragazza di 31 anni di Mugnano di Napoli, che si è suicidata nel settembre scorso dopo la diffusione dei suoi video hard postati sul web a sua insaputa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, a breve presenterà una rogatoria internazionale in caso di preparazione con la quale chiederà alla Apple il codice per sbloccare l'iPhone di Tiziana e poter così accedere a video e messaggi andati perduti, una mossa che dallo stesso ufficio inquirente diretto da Greco definiscono molto complicata. Prima giornata del congresso degli armatori in corso di svolgimento a Napoli. Le prospettive macroeconomiche in relazione al mercato del petrolio e del gas e alle ripercussioni che si avranno sullo shipping. Si è aperta con una tavola rotonda su questo argomento la 7ª edizione di Shipping and Love. Il tema è dai vantaggi e i rischi dei big data al futuro del petrolio. 2 giorni di discussione al massimo livello tra armatori, banchieri, produttori di tecnologie ed esperti di finanza. Nelle aule dell'Istituto Sor Orsola Benincasa di Napoli, oltre 200 armatori, avvocati, marittimisti, banchieri, gestori di fondi di investimento, broker e altri operatori del settore marittimo provenienti da tutto il mondo. L'iniziativa è ideata e organizzata da Francesco Saverio Lauro, avvocato marittimista, e ormai è divenuto un appuntamento atteso nel panorama internazionale del settore per fare il punto sullo stato dell'arte della navigazione e dell'armamento e per guardare le prospettive in termini economici, normativi e tecnologici. Napoli, volendo essere realistici, può essere una protagonista come città di mare e città di porto. Non la vedo come un grandissimo porto in Europa, anche perché c'è una pressione demografica, ci sono degli elementi, però soprattutto nel settore passeggeri, ma anche in quello delle merci, può esercitare un ruolo veramente, diciamo, di catalizzatore delle iniziative che questa città deve assumere perché ha le qualità per farlo, anche la manifestazione di oggi lo dimostra. Tanti partecipanti annunciati per la 2 giorni di conferenze, tra questi Emanuele Grimaldi, presidente di Confitarma. Napoli ha una grande tradizione, è una città dove ci sono grandi armatori, lo shipping è sempre stato molto importante, c'è un grande porto e adesso, insomma, con la riforma portuale ci saranno delle nuove possibilità perché probabilmente mettendo insieme Napoli e Salerno si crea una grande area di consumo e anche una grande area per le esportazioni, quindi probabilmente il peso della Campania sarà ancora maggiore, augurandoci che avremo un buon presidente, un buon direttore generale che possono finalmente lavorare per sviluppare i porti e attingere anche da quei fondi europei e italiani che potrebbero essere disponibili per sviluppare le infrastrutture. Ascoltiamo anche Sven Paulsson, presidente dell'ICS.
Cioè, ovviamente lo shipping è internazionale, cioè i problemi sono globali, non si possono considerare soltanto a livello locale. Ma ovviamente l'Italia ha magari dei problemi anche dal punto di vista della regolamentazione, per, anche per quello che riguarda la competizione. Quello che loro cercano di evitare è che ci sia qualche nazione, in effetti, che le cui regolamenti interni locali possono essere di pregiudizio ad altri regolamenti. Quindi quello che è importante, diciamo, è un livellamento delle leggi, quindi del sistema legale globalmente, proprio perché lo shipping non si può considerare un problema singolo delle singole nazioni. Il servizio sanitario regionale migliore in Italia è quello del Veneto, mentre il fanalino di coda è la Campania. Mettere in fila la performance delle regioni in materia sanitaria è il progetto, una misura di performance dei servizi sanitari regionali condotta dal CREA Sanità dell'Università di Roma Tor Vergata e presentato oggi. Le regioni più virtuose, sottolineano il documento, sono purtroppo al nord. 12 pozzi di acqua per il Benin. Sono 12 pozzi per l'acqua costruiti in Benin grazie all'impegno del consolato del paese africano a Napoli. I risultati della solidarietà dei napoletani convogliata nell'area sud-sahariana dal console del Benin a Napoli, Giuseppe Gambardella, sono stati illustrati nel corso di un incontro moderato dal caporedattore del quotidiano Corriere del Mezzogiorno che si è svolto nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Noi come consolato e in sinergia con tantissime associazioni, Insieme per l'infanzia di Bacoli, Un sogno per il Benin e tante altre associazioni, abbiamo cercato comunque di dare, abbiamo costruito circa 19 pozzi d'acqua che permettono a circa 40.000 persone di accedere alle fonti di acqua potabile. Durante l'incontro è intervenuta la giornalista Carmen D'Ambroso, che ha realizzato un documentario sui pozzi d'acqua realizzati in Benin grazie alla solidarietà di diverse associazioni italiane. Io sono stata in Benin diversi anni fa in occasione della realizzazione di un impianto di potabilizzazione nel sud del Benin, perché al sud del Benin l'acqua c'è ma va resa potabile. Il consolato invece sta portando avanti un progetto molto importante per la realizzazione di pozzi nella zona centro-nord di questo paese africano molto affascinante, dove l'acqua invece non c'è e quindi c'è bisogno di realizzare questi pozzi per consentire alla popolazione di sopravvivere. Abbiamo svolto un'importante attività di formazione ed orientamento degli studenti e di informazione per i cittadini sul ruolo e la funzione dei notai, veicolando un messaggio di legalità, regole e sicurezza giuridica che connota e caratterizza il nostro intervento nella dinamica dei rapporti sociali. Lo ha detto il presidente del Consiglio dei Notai, Antonio Areniello, in occasione di un incontro promosso con i giovani nella Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli. Oltre 1.000 giovani napoletani hanno preso parte questa mattina nella Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli alla Giornata Europea della Giustizia Civile, un momento di informazione, riflessione e confronto tra operatori della giustizia, cittadini, scuola, professori e che ha avuto l'obiettivo di rendere la giustizia civile alla portata dei cittadini europei. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Antonio Areniello, che ai nostri microfoni sottolinea dubbi e certezze dei giovani studenti napoletani. Straordinario, veramente sono quasi 1.000 ragazzi e devo dire che la nostra idea di veicolare concetti come legalità, sicurezza, valori, certezza è stata accolta in pieno dalle scuole, quindi un ringraziamento ai docenti e ai professori che hanno colto lo spirito di questo incontro, che direi un incontro di orientamento, di formazione e di informazione, quindi culturale ma anche di trasmissione di valori alle giovani generazioni. Presente anche Giovanni Vitolo, segretario dell'Ordine, che ci spiega il perché di questa iniziativa. Giornata Europea della Giustizia Civile. Noi napoletani che abbiamo notariato napoletano abbiamo voluto ricorrere a un luogo pubblico coinvolgendo numerosi istituti scolastici per portare un forte messaggio, che è quello che i notai insieme alle altre professioni legali sono presenti non solamente oggi ma lo sono stati e lo saranno nella formazione dei ragazzi che sono il futuro del nostro paese a cui bisogna trasmettere quelli che sono i concetti di legalità, ma soprattutto di regole sociali, di norme giuridiche.
La città metropolitana è un'opportunità per tutti i territori dell'area, soprattutto per quelli più piccoli. È una possibilità affinché tutti i territori abbiano una centralità. Lo ha detto il sindaco della città metropolitana, Luigi De Magistris, nel giorno dell'insediamento del Consiglio metropolitano a seguito delle elezioni dello scorso 9 ottobre. Il sindaco, rivolgendosi a 24 consiglieri che compongono l'assemblea, ha auspicato che si possa instaurare un dialogo istituzionale e anche politico, indipendentemente dalle idee politiche, per trovare le ragioni dello stare insieme con l'obiettivo di far crescere la città metropolitana e ottenere dal governo e dalla regione Campania quanto spetta secondo la legge. Dieta mediterranea. Promuovere e valorizzare il prezioso patrimonio gastronomico della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'umanità, e quello storico, culturale, turistico, creativo e artistico di Napoli. La dieta mediterranea e le sue connessioni sarà protagonista della kermesse Mediterranean Food Lovers, che vuole proporsi come momento di riflessione e condivisione sulla dieta mediterranea e sul tema dell'alimentazione, promossa da Sviluppo Campania e dall'assessorato al lavoro e alle attività produttive del Comune di Napoli. Abbiamo ascoltato Enrico Panini, assessore al lavoro. Mettere insieme cibo, arte e turismo è una ricetta perfetta per tenere solide le radici e l'identità di un territorio che con la dieta mediterranea è, diciamo, detta la linea mondiale dello sviluppo e della salute, e nello stesso tempo far crescere le attività produttive e l'arrivo dei turisti, che molto spesso sono legati con le loro permanenze ad eventi legati alla gastronomia, legati al buon vivere, legare al godimento delle bellezze che sono intorno. Quindi una miscela perfetta per far crescere ulteriormente la città e la città nel mondo. La giornata dedicata ai food lovers prevede una programmazione di appuntamenti tra workshop sulla sicurezza alimentare e sull'enogastronomia, dibattiti culturali sull'arte, sullo smart tourism e le nuove tecnologie, come le installazioni artistiche a cura degli artisti e degli innovatori del panorama partenopeo. Lucio Parascandalo, project manager della Fondazione TS Bact dei Beni e delle Attività del Turismo, ha sottolineato. Gli allievi della nostra fondazione, che sono dei laureandi nel settore delle attività culturali e nel settore turistico, hanno organizzato questo evento dove avremo la possibilità di avere un accoppiamento tra le start-up innovative che si presentano nel settore, tra il mondo della cultura e i giovani talenti della Campania, dell'alberghiero di Castelvolturno, che cucineranno e serviranno pasti per tutto l'evento, e soprattutto avremo la possibilità di mettere insieme il mondo sociale col mondo dell'istruzione e col mondo economico. Gli atti di liquidazione per il sostegno economico all'allocazione dell'anno 2011, contributo al fitto 2011, sono stati completati. A darne notizia il Comune di Napoli. Questo comporterà l'erogazione del contributo a partire dal 7 novembre, secondo le modalità che si è scelto per la ricezione del contributo IBAM o contanti. Le persone interessate sono circa 3.000. Leo Gullotta, premio alla carriera, Dino Verde, Luca Barbareschi, i giornalisti Toni Capuozzo e Klaus Davi sono tra i vincitori della 21esima edizione del premio Penisola Sorrentina, che si svolgerà il 29 ottobre nel Teatro delle Rose di Piano di Sorrento. Sarà Leo Gullotta a ricevere il premio alla carriera nel corso della 21esima edizione del premio Penisola Sorrentina 2016 Arturo Esposito. Questa mattina la presentazione all'Ordine dei giornalisti di Napoli, alla presenza del presidente del premio, Mario Esposito. Il premio quest'anno è una esposizione campana delle culture. Non solo attori, interpreti e protagonisti, ma racconti, vite umane, soprattutto esperienze di filiera, per fare della nostra regione un punto centrale di riflessione del dibattito nazionale legato alla cultura, alle arti e allo spettacolo. Tra i premiati, oltre Gullotta, anche Toni Capuozzo, Klaus Davi e la cantante Claudia Megret. Sono molto contenta di ricevere questo premio, è un bellissimo evento che dà lustro all'arte e alla musica. Per me, che sono una cantautrice, scrivo le mie canzoni, e sono questi riconoscimenti poi grande linfa vitale. Ad appoggiare l'iniziativa, come detto, l'Ordine dei giornalisti della Campania, con in testa il presidente Ottavio Lucarelli. Un premio importante, giunto alla 21esima edizione, un premio importante per la Campania ma per l'Italia, perché richiama appunto l'attenzione da parte di altre città, di altre regioni, e soprattutto esporta in altre regioni le eccellenze della nostra regione.
È terminato il presidio dei precari Bros di Napoli provincia davanti al comune di Acerra, dove alcune decine di disoccupati si erano fermati dopo aver bloccato per oltre un'ora l'accesso del camion nel termovalorizzatore. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal sindaco Raffaele Lettieri, al quale è stato chiesto di sollecitare la regione Campania. La camorra è la negazione dell'amore. Così il cardinale Crescenzio Siepe durante la messa per i festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù che si sono conclusi domenica a Mugnano. La festa, che ogni anno si tiene la terza domenica di ottobre e che anima la cittadina in provincia di Napoli, è molto sentita dai mugnanesi che per il gran finale di quest'anno hanno accolto l'arcivescovo metropolita di Napoli in un santuario gremito e alla presenza del sindaco e delle autorità civili e religiose. Il cardinale ha ricordato durante l'omelia che aprire le porte del cuore agli altri e praticare l'amore tra famiglie all'interno dei condomini nel proprio quartiere vuol dire sconfiggere la crisi non solo economica ma anche quella sociale. Ad Ercolano i carabinieri hanno arrestato 5 persone, tutte già note alle forze dell'ordine, per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio nell'ambito di un'attività antidroga che ha visto i militari impegnati anche nel capoluogo partenopeo, in particolare a Scampia e a Caserta. Prosegue con successo a Televomero Tifo Azzurro, trasmissione che parla di calcio. Ritorna anche quest'anno Tifo Azzurro, il programma sportivo in cui si parla, con toni pacati ed uno sguardo attento, di calcio, calcio giocato, quello vero, quello che piace ai tifosi. Ideato da Max Boscia dopo il successo dello scorso anno, il format televisivo passa dai 50 minuti ad un'ora e mezza e si sposta dal mercoledì al giovedì, in prima serata, ore 21. Il programma è condotto come sempre dai bravissimi Romina Parisi e Bruno Gaipa, che da buoni padroni di casa accolgono con garbo e competenza gli ospiti che si alternano in uno studio completamente rinnovato. Beh, speriamo che lo sia anche per il Napoli un'annata stellare. È stato l'anno scorso un anno straordinario per la squadra di Tifo Azzurro, speriamo che lo sia anche quest'anno con i soliti ex calciatori che oramai fanno parte della nostra famiglia, c'è cioè Gennaro Iezzo, ci sono appunto Giovanni Francini, Beppe Savoldi, insomma stasera ci sono anche altri amici, Antonio Carannante, anche i giornalisti, la squadra di giornalisti, beh, insomma non ci possiamo lamentare, speriamo che proceda tutto alla grande. Nella splendida cornice del ristorante Giuseppone a Mare, nella baia di Riva Fiorita a Posillipo, tutta la squadra di Tifo Azzurro si è incontrata con tantissimi ospiti, tra cui gli ex calciatori del Napoli, che sono gli opinionisti della trasmissione, Giovanni Francini, Antonio Carannante, Sandro Abbondanza, Gennaro Iezzo. In queste prime partite sì, c'è qualcuno sicuramente che non è, che appunto è un po' fuori forma, forse ha bisogno di tirare un po' il fiato, quindi sicuramente, visto che comunque sono passate un po' di partite, un po' di spazio a qualche giocatore di quelli nuovi che sono arrivati, inizierei a darlo. Ma io Gabbiadini ho fiducia, sicuramente lui in quel ruolo non ha la capacità di una prima punta, però io vedo che comunque è un giocatore che si impegna, un giocatore che ce la mette tutta, sembra un po' apatico ma non è così, invece Gabbiadini è un giocatore che secondo me il Napoli in questo momento ha molto bisogno di lui, visto l'assenza dell'attaccante che si è fatto male. Sì, e quest'anno ripartiamo alla grande, come dici tu, squadra che vince non si cambia, siamo gasatissimi tutti quanti, siamo pronti a dare battaglia. Ah, sì, mi fa piacere perché ritrovo tanti amici ogni settimana, poi quando si parla della nostra squadra del cuore giustamente fa sempre piacere poi condividere il pensiero con tutti quanti. Ma in una serata di festa non poteva mancare la buona musica. Si è esibito infatti il gruppo di musica popolare di Ico con la splendida voce di Emanuela De Vito.
Un libro e un vino nasce da questa idea la prima edizione della rassegna enoletteraria La Vendemmia dei Libri, proposta dal comune della Proloco di Castelvetere vicino Benevento. Ogni venerdì sera nell'enoteca comunale di Piazza San Barbato si incontreranno la passione per il vino e l'amore per la lettura. La rassegna vede come direttore artistico il giornalista Marzio Di Mezza. Un musical su Napoli e per Napoli, tutto questo è Rosetta a Masaniella. Lo spettacolo, scritto e diretto da Renato Di Meo, in programma al Teatro Bolivar dal 27 ottobre. Il lavoro, prodotto dall'Accademia Agorà Arte, è un'opera in costume, ambientata nel 1820 e narra dell'ingresso in città dei francesi, aiutati dagli scunizi napoletani. Un lavoro drammatico, ma che fa anche emozionare così il regista Renato Di Meo e la protagonista Anna Maria Strizzo ai nostri microfoni. In sostanza Napoli aveva necessità di avere un seguito rispetto a questi lavori eccezionali che parlavano di questa città, delle cose della città storicamente ma anche attualmente. Quindi un lavoro fatto allegro, che possa divertire ma che al tempo stesso ci faccia anche un attimo riflettere su una ricerca di identità di questa città che ancora siamo affannosamente a trovare. Setta è un personaggio molto forte in questo spettacolo ed è una donna che anticipa un po' i tempi. È una donna del popolo con tutte le caratteristiche delle donne del popolo e quindi è una donna forte, una donna che è abituata a soffrire, che la sua esperienza viene appunto dal vissuto, ma è anche una donna furba, sagace. Alla presentazione in comune anche l'assessore ai giovani, Alessandra Clemente. I giovani di Napoli sono impegnati nel dare vita ad un percorso che è anche di lavoro e di sviluppo per loro stessi, dove al centro c'è la cultura. E quindi, dato il loro grande impegno e data la grande bellezza di ciò che hanno realizzato come produzione artistica, ora noi abbiamo il dovere di diventare un grande pubblico. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.